Con la manovra finanziaria ci sono state delle novità anche per l'ISEE. Cosa cambia nel 2023 dall'ISEE alla DSU? Tra le principali novità per il 2023 spicca il declassamento del modello ISEE per la presentazione delle domande per accedere ad alcuni bonus. Cambiano insomma le priorità, accrescendo l'importanza della dichiarazione sostitutiva unica DSU precompilata messa a disposizione dall'INPS. L'articolo 60 della legge di bilancio stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Lo stesso ISEE si basa sulla DSU per calcolare alcune spese, come per esempio le tasse universitarie. Con l'ISEE scaduto il 31 dicembre, si legge in una nota del CAF UIL Abruzzo, ci si chiede cosa succederà ad assegno unico, reddito di cittadinanza e alle altre agevolazioni legate allo strumento di valutazione del reddito. Avere un ISEE scaduto, infatti, potrebbe compromettere l'accesso a tali misure laddove non si provveda al rinnovo entro i termini stabiliti dalla legge, termine che varia a seconda della prestazione a cui si riferisce. CAF UIL Abruzzo rassicura però gli utenti e fa sapere che la normativa concede un po' di tempo per rinnovare l'ISEE e non subire spiacevoli conseguenze. Entriamo nei casi specifici. Rispetto alla percezione del reddito di cittadinanza non ci sono conseguenze immediate, in quanto la ricarica attesa a gennaio verrà comunque effettuata sulla base di dati e informazioni contenuti nella pratica del 2022. Tuttavia il rinnovo va effettuato entro il 31 gennaio per evitare la sospensione dei pagamenti. Non bisogna dimenticare che una volta rilasciato il nuovo ISEE ci sarà un ricalcolo della prestazione, in quanto l'INPS terrà conto dei nuovi dati reddituali e patrimoniali. Ne potrebbe risultare la perdita dell'assegno laddove il nuovo reddito dovesse certificare il superamento delle soglie previste dalla normativa o comunque una riduzione dell'importo percepito nel caso in cui tra il 2020 e il 2021 ci sia stato un miglioramento della situazione economica del nucleo familiare. Diversamente, in caso di peggioramento, l'importo potrebbe aumentare. Per quanto riguarda l'assegno unico universale, il periodo di erogazione va da marzo a febbraio dell'anno successivo, quindi fino a febbraio i pagamenti verranno effettuati sulla base di quanto indicato nell'ISEE 2020. Entro il 28 febbraio però sarà necessario rinnovarlo, in quanto avrà inizio un nuovo periodo di percezione. Se non verrà rinnovato entro la suddetta data, allora l'assegno unico verrà comunque pagato, ma per il minimo dell'importo: 50 euro per i figli minorenni, 25 per i maggiorenni. Per accedere agli sconti su bollette di luce e gas previsti dal bonus sociale, dice il presidente del CAF UIL Abruzzo Anna Rita Di Domenico Antonio, sarà necessario rinnovare l'ISEE prima della richiesta del beneficio dell'agevolazione.